sospese in tutti gli istituti superiori e atenei del Piemonte le attività didattiche, quindi eventuali lezioni. In questo periodo principalmente ci sono sessioni di esame, sessioni di laurea, sono sospese, quindi da lunedì fino a fine settimana, salvo indicazioni differenti. Questo significa che gli studenti non devono mettersi in viaggio per partecipare a nessuna delle attività previste per la prossima settimana. Ovviamente tutto questo non danneggerà in alcun modo le carriere degli studenti, tutti gli esami, tutte le sessioni verranno riprogrammate appena la situazione sarà rientrata allo stato appunto di precauzionale che ci porta a dire che appunto è opportuno non aprire, diciamo, l'università a tutte le attività didattiche. C'è la Anche possibilità di attività didattiche a distanza? conservatorio e accademia sicuramente Ma istituti sono superiori vuol dire accademici. Le accademici superiori Sì, no, intendo a no, livello universitario. no, no. Sulla parte delle scuole interverranno poi in C'è la possibilità che si pensi all'attività da remoto, a Le distanza attività didattiche? la didattica a distanza rimane Sì. attiva, ovviamente. Le uniche ovviamente Gli attività esami? che vengono mantenute sono quelle degli specializzandi in campo medico, che anzi in questo periodo evidentemente sono al Gli lavoro, esami? sospesi ovviamente. Principalmente in questo periodo ci sono attività di esami che vengono sospesi per tutta la settimana, e ripeto, verranno recuperati il prima possibile, quindi gli studenti non avranno nessun tipo di penalizzazione. Grazie. Scusate, c'è una comunicazione anche da parte di Edisu. Grazie. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, in linea con quanto definito dagli Atenei e concordato con gli Atenei e con la Regione, Ediso sospenderà dalla mezzanotte di questa sera i servizi come le sale studio e i servizi mensa. È ovvio che questa scelta è strettamente collegata a quella degli Atenei e avrà la stessa durata in termini di tempo. Per quanto riguarda gli studenti che non dovessero poter sostenere gli esami in questi giorni, Edisu, di concerto con la Regione, prenderà in considerazione tutti gli strumenti legislativi per tutelarli, per quanto riguarda la conferma delle borse e quindi il conseguimento dei crediti nei tempi prescritti dalla norma. Grazie.